bentornati nella nostra cucina. Io sono Benedetta. Io sono Michaela. E oggi prepariamo il detersivo per la lavatrice. Detersivo in polvere per la lavatrice. Come si prepara? Allora, è semplicissimo il procedimento. Si grattugia 125 grammi, 130 di sapone di Marsiglia. Noi abbiamo usato appunto la saponetta solida, normalissima. Pezzetto del... Esatto, la si può trovare in qualsiasi biobottega, supermercato, negozio leggero. Dappertutto. Ovunque. Era proprio quello che le nostre nonne usavano per fare. Esatto. Si grattugia e verrà una polvere abbastanza fine, più o meno. Cioè, proprio... Un tipo farina di cocco. Sì, un zucchero a velo, così. E quindi inserisco. E si inserisce in una ciotola. E poi 200 grammi, 300 grammi di carbonato di sodio. Allora, il carbonato di sodio in questa ricetta, prima di tutto, si potrebbe mettere anche la borace, solo che la borace è altamente inquinante e alcuni sostengono che pulisca di più. Io la noi abbiamo deciso di metterla. No, sei tu l'esperta. No, assolutamente no. E quindi diciamo che per fare rinforza il carbonato di sodio, rinforza il potere detergente, lavante del sapone di Marsiglia. Quindi è ottimo come aiuto. In più si può utilizzare anche in cucina per pulire i fornelli, pulire il forno. È uno sgrassante, quindi va benissimo per i sanitari e tutto è impattante per il nostro ambiente. Diciamo che rispetto a qualsiasi chimicata che noi possiamo trovare, lo possiamo benissimo, esatto, utilizzare. E noi questo l'abbiamo comprato a un negozio leggero, sì. E quindi consigliamo, ecco, di preferire negozi che vendano prodotti sfusi e comunque filiere controllate. Ci diciamo che uno si può affidare a, nel senso, non deve fare ricerche assolute, si affida a un negozio che sa che queste ricerche, diciamo, un po' le faccia per lui. Poi io sostengo sempre che la ricerca personale sia la migliore e assoluta per fare una pre-ricerca. Però, insomma, è molto economico. Noi mezzo chilo l'abbiamo pagato €1,70. Ma niente, cioè, assolutamente. Niente. E nulla, poi si mescola. Mescoliamo bene e poi lo inseriamo nei contenitori di vetro, esatto, riciclati. Quindi voi non buttate via niente e riutilizzate, esatto, mi raccomando. E niente, si versa e si utilizzano 2-3 cucchiai nel cestello della lavatrice. 2-3 cucchiai. Ma così buttate dentro? No, proprio ci sono nelle lavatrici lo spazietto per il detersivo. Quello liquido. In polvere. Ah, c'è anche proprio. Sì, se no anche quello liquido va benissimo. Cioè, in realtà l'acqua passa, lo prende e boh. Poi me lo spieghi. Cioè, sta là. Perché io proprio. Vabbè, e quindi finito. Sì. E allora andiamo a lavare. Allora, grazie mille per averci seguito anche oggi. E speriamo vi piaccia. Sì, fateci sapere. Grazie.